Io, da premettere che non sono termolese di nascita, quindi sono acquisita avendo sposato un Marinucci di Termoli e quindi per me è stato nuovo questo percorso, però mi sono sentita proprio motivata a farlo insieme agli amici e questa è la terza edizione con cui ci Diciamo cimentiamo. che la tradizione ti ha attratto in Sì, questo. assolutamente sì. Poi mio marito aveva il papà falegname, questa era una falegnameria anticamente. Lui era falegname e motivo in più per poter portare avanti la tradizione anche per i figli, per i nipoti che verranno, insomma. Dopo di noi speriamo. Non poteva essere che continuare la tradizione di San Giuseppe, che è artigiano. Assolutamente sì. Cioè. Ma vedo che c'è un gruppo anche di collaboratrici che vengono Sì, noi andando avanti. il gruppo è quello di Santa Giovanna Antida, è un gruppo di preghiera e di formazione, però noi siamo attive anche cioè lo scopo nostro è qualunque cosa facciamo è poter aiutare gli altri, poi facciamo i mercatini, la tombola a Natale, tutto quello che ricaviamo va alle missioni, molto spesso in Africa dove sta pure suor Elvira Tutolo, che è una delle suore appartenenti comunque. Molto attiva. Molto attiva, ma ce ne sono tante altre, però in tutto il mondo, insomma, le suore della carità aiutano le persone più bisognose, quindi sì, sono molto attive. Noi Bene. nel nostro piccolo facciamo qualche cosa un po' per tutti. Anche una piccola goccia forma Assolutamente l'oceano. sì. Infatti Anche questa la metto. quest'anno le offerte le manderemo in Siria, in Turchia, dove, come sappiamo tutti, c'è stato il terremoto e anche noi ne sappiamo qualcosa.